Ciao ragazzi e benvenuti in questo nuovo video, anche questa volta nuovo pacco direttamente dagli amici di Mini Big World Collectibles, strapieno di nuovi prodotti e ragazzi mi hanno già annunciato che all'interno è presente un nuovo prodotto a tema Harry Potter, quindi naturalmente anche questa volta sono super mega curioso più del solito. Io intanto vi dico che sotto in info box trovate un codice sconto tutto per voi e i link naturalmente a tutti i prodotti che andremo a vedere assieme. Quindi ragazzi, bisturi alla mano, eccolo qui e andiamo ad aprire questo pacco super mega gigantesco. Ok, ci siamo riusciti direi questa volta di metterlo a terra, visto che è praticamente gigantesco, e tirare fuori le cose man mano da questa super scatola. Cominciamo con tantissima carta, plastica con le bolle, tutto imballato sempre super bene da Mini Big World Collectibles. Ragazzi, tantissima carta, e tiriamo fuori il primo prodotto che è un Funko Pop. Quindi andiamo subito a vedere di quale Funko Pop si tratta. Eccolo qui, si tratta di Hemorrhage di Rick e Morty. Ragazzi, questa è una delle puntate più divertenti dell'ultima stagione che trovate su Netflix. Lo tiriamo subito fuori dalla scatolina. Eccolo qui, molto molto bello, super particolare e anche super osè, oserei dire, visto che è completamente con le chiappe al vento, tutto nudo, è imbragato con queste cinghie di cuoio e poi la testa con questo casco che sembra quasi un cestino della spazzatura. È davvero fatto però molto molto bene, molto fedele al cartone e mi piace davvero molto, immancabile nella collezione di Rick e Morty di ogni fan che si rispetti. Io lo metto a testa in giù così sono sicuro che non cade a terra. Ma tiriamo fuori altri prodotti, questa mi sembra proprio di conoscerla. Questa è una maglia di Rick e Morty, la stessa maglia che vi ho mostrato neanche farlo apposta. Eccola qui ragazzi, la maglia che a me era piaciuta tantissimo, molto molto bella, naturalmente in questo caso Rick e Morty, tutta ufficiale, e la trovate anche in questo caso su Mini Big World Collectibles. Ve lo ricordo, trovate naturalmente tutti i link, come vi ho detto, sotto in info box. Ma andiamo avanti, visto che c'è ancora tantissima roba da vedere assieme. Ho visto già una cosa che mi incuriosisce parecchio, ma non riesco a prenderla, quindi la prendiamo dopo. Ecco qui questo, che invece è una Beast Kingdom della Marvel, e si tratta di Doctor Strange. Ragazzi, Doctor Strange, lo sapete, ho un debole, mio eroe Marvel preferito, e quindi questa qui mi sa che alla fine me la comprerò. Già temo questa cosa e provo ad aprirla per mostrarvela meglio. Ok, beh ragazzi, è strabella. Già qui abbiamo la collana di Doctor Strange, però la vado a rimettere qui. Abbiamo ben 6 mani differenti in 6 posizioni diverse, e poi abbiamo anche i suoi cerchi che vanno a simulare il suo potere di distorcere il tempo e lo spazio, molto molto bello. E qui abbiamo la nostra bambola tra virgolette, ma è davvero molto molto pesante. Ragazzi, mi piace un sacco, mi piace davvero un sacco, super stilizzato, sembra quasi un piccolo Doctor Strange in versione nano. Passatemi il termine, però davvero molto molto bella, realizzata davvero benissimo, scolpita super bene e ultra snodata, ragazzi, davvero ultra snodata. Mi piace davvero moltissimo questo Doctor Strange, davvero molto. Io adesso cercherò magari di farvelo vedere in post-produzione, in posa, ma è davvero molto molto bello. Quindi nel caso, ragazzi, lo trovate su Mini Big World Collectibles e penso che ci saranno anche altri personaggi della stessa linea. Vado così un po' a deduzione, ma questo, visto che mi sembra molto di valore, io lo riposerei prima di fare danni. Adesso andiamo ancora avanti con le altre novità dentro questo pacco. Ed ecco che abbiamo questa cos'è, mi ricorda il Gollum del pacco precedente, e vediamo se ci ho azzeccato. Sì, si tratta sempre di Signore degli Anelli, wow, questa volta molto molto più grande,
Si tratta di una nuova mini epic, in questo caso quella di Gandalf, ragazzi. Wow, davvero bellissima, già a vederla qui dalla scatola. Wow ragazzi, cosa non è questo Gandalf? È scolpito davvero in una maniera epica, davvero il nome dice tutto, Epic Mini, perché davvero ragazzi sono epici. Io come saprete non sono fan del Signore degli Anelli, però riconosco quando una cosa è fatta davvero benissimo. E il bastone soprattutto è scolpito, ragazzi, non avete idea, sembra davvero un pezzo di legno. Poi ha una farfalla appoggiata sulla spalla e mi piace un sacco anche la borsa a tracolla e come è stata scolpita la barba in questo stile molto molto caratteristico delle mini epic, un po' squadrato, un po' spigoloso, davvero molto molto bello anche il cappello. Chissà se prima o poi faranno anche quelle di Harry Potter, sarebbe una figata pazzesca. Questa, ragazzi, secondo me una statuina da 10 su 10 e l'andiamo a mettere qui. Ma tiriamo ancora fuori un po' di roba. Qui c'è la cosa potteriana e quindi la tiriamo fuori per ultima. Tiriamo fuori questa scatolina che racchiude un personaggio di Toy Story e abbiamo il nostro cavallino. Queste molto carine, credo di averle viste sulla pagina Facebook, si chiamano Mini Egg Attack e c'è tutta una serie dedicata proprio a Toy Story. Quindi tiriamo fuori anche questa senza rovinare lo scotch possibilmente. Eccolo qui ragazzi, anche questo super super bello, scolpito anche in questo caso molto molto bene. Tutti questi prodotti, ragazzi, ormai hanno un livello di scultura altissimo. Una cosa che mi è piaciuta un sacco è che sotto negli zoccoli c'è la classica scritta Andy, quindi ragazzi davvero una chicca per i collezionisti. E all'interno era anche presente questo pezzo di puzzle con la lettera B dove andare a riporre sopra il nostro cavallino di cui mi sfugge il nome, quindi dovrete ricordarmelo sotto nei commenti. Ma tiriamo fuori un altro oggetto, in questo caso il tema è Stranger Things, ragazzi. E adesso andiamo a togliere lo scotch anche in questo caso e vediamo cosa c'è all'interno. Ecco qui il piccolo set, ragazzi, guardate quanto è bello, è la scena iconica ormai della prima stagione quando troviamo Eleven nell'aula della scuola che inchioda letteralmente al muro il Demogorgone. È davvero molto molto bella, mi piace un sacco, questa qui fa davvero un gran figurone esposta vicino alla vostra collezione di Stranger Things. Davvero molto molto bella e Eleven ha anche il sangue che cola dal naso e dalle orecchie, fatta davvero molto molto bene. Anche questa qui la mettiamo qui in alto perché ci sono ancora un paio di cose da mostrarvi. Ragazzi, qui dentro c'è anche l'ultimo oggetto che questa volta è a tema potteriano. Quindi ecco qui, riconosco ormai dallo spazio le confezioni potteriane con il loro tipico colore azzurro-blu e vediamo di cosa si tratta. Ok, apriamo. Wow ragazzi, no, bellissimo, questo qui è esattamente il colore della mia casa perché io secondo Pottermore sono Corvo Nero e in questo caso abbiamo la cravatta di Corvo Nero e anche una spilletta da mettere sulla cravatta o sulla nostra tunica, quindi questo qui assolutamente perfetto per il nostro cosplay di Corvo Nero. Si tratta di un oggetto Cine Replicas, abbiamo anche l'adesivo ufficiale Warner Bros, quindi assolutamente oggetto ufficiale, e proviamo a tirarla fuori dalla confezione in modo da vederla anche in questo caso sempre un po' meglio, un po' nel dettaglio. Ecco qui, apriamo la nostra scatola. Wow ragazzi, davvero bella. A me non va di tirarla completamente fuori, però è davvero bellissima. Abbiamo la cravatta e qui non si vedrà mai da lontano, c'è anche cucita una piccola aquila e in basso, come vi dicevo, abbiamo anche questa piccola spilletta. Davvero molto molto bella, molto ben realizzata, sicuramente migliore di tutte le altre cravatte in mio possesso di Harry Potter, anche migliore di quella di Loot Crate. Questa è decisamente una gran bella cravatta.
quindi mi sa che anche in questo caso sarò costretto ad acquistarla. Ragazzi, la metto qui anche questa bellissima. Come ogni volta i pacchi di Mini Big World Collectibles contengono tantissime novità bellissime. Ragazzi, io acquisterei tutto, sono sempre più nerd da quando collaboro con Mini Big World Collectibles. Fatemi sapere sotto nei commenti qual è il vostro prodotto preferito, quale vi piacerebbe acquistare. Io vi ricordo che sotto in info box trovate tutti i link prodotti, tutte le promozioni di Mini Big World Collectibles, tutti i loro contatti, le loro pagine, i loro social, il loro sito. Ragazzi, io a questo punto vi do appuntamento tra una quindicina di giorni circa con un nuovissimo unboxing con tantissimi prodotti a sorpresa, sempre da tutti i nostri fandom preferiti. E a questo punto vi chiedo solamente di lasciare un mi piace, attivare la campanella qualora non l'aveste ancora fatto, iscrivervi al canale qualora non foste ancora iscritti, condividere il video con i vostri amici e noi ci vediamo prestissimo con tantissime altre novità. Ciao!